Oggi ci accade un evento piuttosto unico che fa la storia. Io sono stato sempre contrario ad accettare opere digitali. E anche quelle fotografiche, a dire il vero, perché ho una sensibilità diversa per quella fotografica, perché ritengo che fra la macchina fotografica e l'artista, e il computer e l'artista, ci sia un terzo personaggio, che è il programmatore. Quindi non so fino a che punto l'artista può essere. Oggi invece accade un evento eccezionale, può essere datato, perché avviene che dopo l'espressionismo entriamo nel terzo millennio dell'arte. L'arte della telematica, l'arte del computer, che sostituiscono il pennello, la spatola, e lo sanno fare con grande capacità. L'autrice è qui. Grazie. Si chiama Carla Pitarelli. Lei ha messo una pietra miliare nell'arte del mondo, non soltanto in quella italiana, ma nell'arte del mondo. Ecco, e vi faremo vedere quest'opera per ultimo, perché deve essere una sorpresa, perché anche oggi ne parlavamo ai TG5 e Art, ne parlavamo, che è un evento storico, è veramente un evento storico. Quando noi abbiamo parlato dell'arte post-industriale, abbiamo parlato dell'impressionismo, abbiamo parlato dell'arte rinascimentale, e l'arte greco-romana, dei graffiti e tutto quanto questo, sono stati tutti momenti storici. Oggi c'è un nuovo momento per l'arte, è l'arte della telematica, l'arte del terzo millennio. Sì, sono uno sconfitto. Io, che sono stato un collezionista di arte impressionista. L'Ottocento per me è stato un periodo sublime, quello più importante. E ho vissuto artisti di tutte le tipologie, giovani, meno giovani, ma tutti giovani dentro. Tutti giovani dentro, e tutte le tipologie, e con tutte le loro tecniche. Ho sempre rifiutato l'arte digitale, perché l'ho ritenuta un'arte fredda. Una cosa è certa, che l'opera realizzata da Carla Pitarelli segna una nuova era nell'arte. Di trastevere, sono momenti di trastevere. Ah, bellissimo. Catturati dalla fotografia e assemblati, e poi col mouse si è quasi dipinto sopra. La presenza del pappagallo dell'Ara è perché è tutta Roma all'Ara, specialmente in Trastevere, dove c'è l'orto botanico. Ecco, e anche lì. E quest'opera eccezionale è tridimensionale. Qui è stata poi immolta l'elettronica, chiaramente, e tutta una serie di meccanismi che sarà bene che vi spieghi l'autrice, non io, che rendono quest'opera una tappa del futuro, perché oggi i giovani non hanno più i pennarelli, hanno il tablet, hanno il cellulare, hanno altri strumenti e con esse realizzano le opere. E questa qui è un'opera realizzata attraverso questi strumenti. Brava Carla! Brava. Bravissima! Devo dire che sono emozionata perché è la prima volta che espongo a Roma, dove pensavo di non esporre mai, perché avevo una delusione sullo stato in cui questa nostra città meravigliosa è oggi, no? Però amo questa città e quindi
quando faccio delle passeggiate mi ritrovo sempre così innamorata con la macchina fotografica a cogliere sempre degli squarci, degli attimi, dei momenti, no? Così come con ogni, quando posso nella natura, quando cerco di catalogare le cose che mi piacciono. Questo perché? Perché inizialmente dipingevo col pennello, con l'aerografo, oppure con le tempere, con i colori, poi ho fatto fotoritocco, ho dipinto su tutte le cose, sul vetro, sulle tavole, sulle stoffe, e poi mi sono trovata di fronte a un grande bivio, no? Cioè fare qualcosa di nuovo, anche perché per moltissimi anni dopo il pennello sono passata al computer facendo manifesti con i primi fotoritocchi al computer, inserendo la grafica, quindi c'è il mio occhio che vede le cose piccole e le cose grandi da lontano, sono abituata a questa visione quasi tridimensionale, no? Perché prima di far uscire un manifesto, qualcosa, devo vederlo in piccolo, devo vederlo in grande, devo vederlo in un secondo, e quindi ho detto, ma ora cosa faccio? Di nuovo, di coinvolgente, e così ho avuto una visione, così mi sono svegliata una mattina dicendo ora inizierò a fare dei quadri con LED, questo circa 10 anni fa. Allora ho iniziato a studiare per 2 anni il modo migliore di poter trasferire su un supporto questo che vedevo nella mia manette, e quindi ho studiato, ho cercato, fino a che ho trovato il modo di stampare come volevo a Londra e poi di allestire queste grandi opere a Ornago, in provincia di Milano, dove ho trovato, sempre girando per l'Italia, una fabbrica che mi ha seguito, e per questo abbiamo fatto proprio per noi, per me, queste installazioni, perché loro fanno gli aeroporti, facevano i cruscotti delle moto, quindi diciamo che per la prima volta questi imprenditori hanno fatto, diciamo, un lavoro artistico. Infatti ero molto contenti, poi la mia vita mi ha portato un po' in giro per il mondo e ora sono felice di essere tornata a Roma e di trovare Giorgio, che veramente mi ha dato una grande emozione. Sono felice e orgoglioso di annunciare che ci sarà presto il manifesto degli artisti del nuovo millennio, nel quale Carla Pitarelli sarà la capostipite.